Oddio mio, non ti catturerò mai, ma se ti catturo... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Rubino Randomizer Nuzlocke. Finalmente la parte numero 13, la parte dove andremo sul Monte Amino e batteremo il Team Magma per la prima volta seriamente. E ce ne saranno davvero delle belle in questa parte, secondo me. Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di lasciare un like se il video vi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se siete interessati ai miei contenuti, di andare a visitare la pagina Facebook Matteo01 che vi lascio in descrizione, insieme alle regole della Nuzlocke, per chi non le conosce. Quindi, ragazzi, io ho detto tutto, quindi possiamo continuare la nostra avventura. Ci troviamo sempre via a Mentania, un altro piano spazzato dal vento e profumato di erba fresca. E ho spento il telefono perché l'avevo lasciato acceso. E in tutto questo, praticamente, ora vado al Pokémon Market perché ho da fare un po' di compere. Intanto vediamo cosa ho e cosa ho sbagliato. Cosa ho e cosa non ho. Antiparalisi, etere, pozione, antidoto, super pozione 6, gastrata 5, curatura repellente 4. Ma io direi, se vendono super velenti sì, se no niente praticamente, perché... No, non li vendono, ok, vabbè. Ah, niente, Minerball pure, Minerball no, Megaball, se le altre due, tre. Perché ragazzi, davvero le Powerball in Nuzlocke, antidoti. Le Powerball in Nuzlocke ci servono, e ci servono molto, e super pozioni, perché oggi... Oddio, no, poi io non voglio un po' niente, però alla fine compro un monte di roba, e oggi voglio anche vendere qualcosa. Cosa ho da vendere? Ma sinceramente no, nulla. Quindi niente. Ci siamo. Possiamo andare avanti con l'avventura. Possiamo lasciare Mentania. E dirigerci verso il percorso 117. Che vi ricordo, abbiamo già esplorato un casino di allenatori. Ci sono nel percorso 117. Quindi allenamento a gratis, diciamo, per Neptune, che è un Pokémon che appunto abbiamo attivato nella scorsa parte. Entra la prossima, siccome nella prossima c'è da affrontare la palestra di... Oddio, sei Pokémon Regirock, ciao! Buonanotte! Siccome nella prossima c'è da affrontare nella prossima parte c'è da affrontare, dicevo, la palestra di Cuor di Lava, devo assolutissimamente allenare Neptune. Poi, dopo la palestra di Cuor di Lava, ragazzi, faremo una parte di solo allenamento. Ve lo dico, faremo una parte solo di allenamento, dove appunto ci alleneremo un casino in vista della quinta palestra, e faremo subito dopo l'allenamento, dopo la palestra di Cuor di Lava. Così da portare Bruce e gli altri, Bruce e Bolla praticamente al 35 e spero Neptune al 30 e Saturn al 25-26. Così che, insomma, non abbiamo molte difficoltà contro la palestra, la quinta palestra, che io, a parere mio, è una delle più difficili fra tutte, proprio, fra tutte è la più difficile, credo. Infatti lì dovevo usare la tattica del gran fisico alla quinta palestra, la devo usare, però intanto prepariamoci per la quarta, con calma prepariamoci per la quarta, perché c'è tempo, c'è molto molto tempo prima della quinta, no, in realtà ci sono tre parti prima della quinta palestra, quindi neanche più di tanto. Neptune sarà al 19, preferisco, ecco, allenare Neptune a Saturn. Questo lo dico proprio, preferisco allenare Neptune a Saturn. Lo dico, perché è vero, preferisco allenare Neptune a Saturn. Più che altro perché Neptune è diciamo, stata la mia sorpresa, perché dopo parti e parti in cui non si trovava niente, e niente, davvero niente, sono riuscito a trovare con... niente, non risponde, benissimo. Ok. Sono riuscito a trovare con Neptune davvero il Pokémon che mi ha cambiato la Nuzlocke, perché sì, mi ha cambiato la Nuzlocke Neptune. Qua si ok, repellente, qua si trova una mega pietra. Non mi ricordo il mega pietra che trova.
Comunque, se ho una mega pietra seggiolata, poi amore rubino, omega e zaffiro alfa. Qua c'è qualcosa, qua c'è qualcosa. Qua, ok, niente, benissimo, possiamo andare avanti. Ti vorrei evitare, lo sai, ti vorrei evitare? Sì, che lo sai meglio di me. Quindi, cosa vuoi? E tanto si sfida a te, che me ne frega. Qualcuno vi dovete sfidare, qualcuno lo dovete sfidare. Poche storie. Oh, Maria, sei atleta, vuoi dire basta però. Va bene, se sei atleta, contenta te. Ok, quanto ragazzi mi sto divertendo a fare sta serie, io ve lo dico, non sono mai stato così felice di fare una serie come questa. Davvero, non sono mai stato felice di fare una serie come questa. Forse Platino era così felice di fare una serie come questa, però. Boh, là c'è uno strumento, sì, e allora. Ah già, non ho taglio. Oddio, non ho taglio. Ma Delchetti non lo può imparare a taglio? A me sembra davvero una leggenda Delchetti non possa imparare a taglio, però. Che tanto da prendere lo strumento un taglio, che. No, non può imparare a taglio. Cioè. Ah, mi sembra una leggenda, mi dà davvero. Vabbè, a questo punto vi batto tutti. Dicevo. Mi sembra una leggenda che Neptune non possa. Sì, che Neptune che Diana non possa imparare a taglio. Perché. Boh, mi sembra strano proprio. Celebi! Leggendario, dai! Ci sta, ve lo dico subito, se incontro un leggendario tipo Celebi, sarebbe deciso, cioè lo catturerò ma non so se usarlo, perché Celebi sì, è un leggendario, ma un leggendario ristretto, cioè non è come. Fatemi trovare un leggendario forte forte. Lugia o. Per capirsi che ho Don Kyogre che non posso proprio catturarli. Però Celebi è un leggendario un po' diverso, è un leggendario evento, ecco, mettiamolo così. Quindi vedremo se catturarlo, anche se sarà molto difficile catturarlo, molto difficile. Quindi, perché usare i leggendari, soprattutto qua, è un po' come barare, è molto come barare. Perché finché un randomizer totale, quindi vengono randomizzate anche le statistiche, magari può venire anche un leggendario con 2 di attacco, per dire. Ma qua che non sono randomizzate le statistiche, non sono randomizzate le mosse, non sono randomizzate le abilità. Insomma, non sono randomizzate un bel po' di cose. È un. Che puoi imparare? Reveggenza, no. Che è più ingegno? Manipola mentre illusione il mio. Me ne importa, guarda. Sì, no. Allora. No. Sì. Benissimo. Ok, abbiamo avuto avere su questo. Ora cerchiamo di non sfidare nessun altro. Ok, benissimo. Le gemelle, guarda, ve le devo sfidare, addio. Qua c'è la pensione, non ve l'ho fatta vedere, ve ne parlerò. Pensione Pokémon, ci prendiamo le cure dei suoi Pokémon. Lasciate un Pokémon alla pensione, vi cresce di livello. Questo. Sarebbe un po' ingiusto, però è così. Allora, siamo tornati alla Cillamipoli. Andiamo a nord verso il percorso appunto 111. Mettiamo la bici e facciamo molto prima. Anche se mi piace di più quell'altra musica, ma che ci posso fare? Ok, Diana non si spacca le rocce, addio rocce. Ma io sono sicuro che qua c'è qualcosa di nascosto, io ve lo dico. Comunque tutti gli allenatori li userò per fare l'allenamento off camera, allenare Neptune e portare a un livello molto molto alto. Tanto avete visto che ammazzati si ammazzano quasi tutti, il problema è verso le palestre. Te ti avevo evitato o sbaglio? No, non mi ricordo. Vabbè, comunque, siamo tornati qua, funivia del Monte Camino, la vera passeggiata. Finalmente la funivia è libera. E possiamo andarci. Ah. La funivia è pronta a partire, vuoi salire? Certo, prego da questa parte. Musica ganza, mai come quella della nave però. Sempre la stessa musica qui. Una musica c'è, cioè questa, è bellissima. Ok, Monte Camino signori, Monte Camino. Passo selvaggio per quello di lava, sempre dritto. Qui troviamo uno del team Magma e uno del team Hidro che stanno litigando un po' ieri, non possiamo andare, non possiamo andare qua. Quindi andiamo qua. Morale, andiamo per di qua. Qua troviamo Ivan, il capo del team Hidro che sta litigando. Oh Matti, aiutami a fermare i piani del team Magma. Vogliono fare ruttare il vulcano sfruttando l'energia del meteorite rubato.
far parte dei loro piani, no, fa parte dei loro piani di espansione della terraferma. Ok, qua c'è uno strumento? No, ok. Ok, come vedete, siamo sul mandamino e c'è da battere un po' di recluse. Con un po' intendo tante. Però, diamoci una mossa, no? Cosa ho? 3 più il capo, quindi 4. Ok, parte la sfida contro la prima recluta del team Magma. E ragazzi, sto team Mamma. Sto team Mamma. Sto team Magma. Questo team Magma ci romperà davvero tanto le scatole, ve lo dico. Ci romperà molto, molto, molto le scatole, ma non ci possiamo fare niente. È il team Magma che rompe, proprio, rompe. Rompe. Allora, Bruce, 31, grande Bruce. Allora, Teddy Ursa, lasciamo Bruce. Lasciamo Bruce, doppio calcio. E muori, praticamente, più di sì. Allora, la domanda del giorno, ecco, prima di dimenticare, perché me lo sono dimenticato molte volte, è sei più d'accordo con gli ideali del team Hydro o con gli ideali del team Magma? Ovvero, vi spiego quali sono gli ideali del team Hydro e quali gli ideali del team Magma. Allora, gli ideali del team Hydro sono, tanto quelli del team Magma credo l'abbiate capito, comunque ve li spiego. Gli ideali del team Magma sono di espandere la terraferma perché non si è capito. Per ora non si è capito, poi ce lo spiegheranno. Vogliono espandere la terraferma per prosciugare, diciamo, tutti i mari. E prosciugare tutti i mari. Per spiegarlo un po' così. Mentre gli ideali del team Hydro sono praticamente il contrario. Vogliono espandere tutti i mari e non fa esistere più terraferma. Groudon. No, c'ha l'abilità che l'acqua non gli fa nulla, scherzavo. No, non c'ha. No, quella era. Eh sì, ciao. Quello è coso, quello è. Ora lo dico, eh. Lasciare perché mi conviene perché c'è la luce solare. Quello è come. Oddio mio, come si chiama? Ciao. Devo attaccare per primo? Ok, benissimo. Quello è coso. Archeo Groudon, non è Groudon, è Archeo Groudon. Bulbasaur, ah è Ottavio questo. Oddio, gli hanno cambiato parecchio lo sprite da questo gioco fino a Rubinomega e Zaffiro Alpha. Rubinomega e Zaffiro Alpha è totalmente diverso, è un tipo, è grassoccio, bello grassottello. Qui invece è fiero, vedi? Vabbè, strano, strano. Ok, siamo arrivati da lui. Direi immediatamente di curare senza ombra di dubbio Bruce. Mi importa una mazza di rapida artigli. Sì, voglio dargli la bacca arancia, la voglio dare anche a te, quindi anche a Bolla la voglio dare. Poi ragazzi, tranquilli, io ve lo ripeto, ora si sta solo allenando Neptune, prima o poi, quando raggiungerà il livello 25, scenderà in campo anche Neptune, non vi preoccupate. Oh. Comunque, andiamo da Max. L'energia ottenuta dal meteorite, amplificando la sua energia con questa macchina, l'attività vulcanica del Monte Camino aumenterà esponenzialmente. Il vulcano. No, il vulcano erutterà, sputando lava che si raffredderà e solidificherà, la terraferma aumenterà. Di nuovo tu! Apri bene le orecchie, il genere umano si è sviluppato sulla terraferma. La terra è tutto, è di importanza vitale. Per questo noi del Team Magma ci impegniamo a espandere la terraferma. Creiamo più spazio per l'evoluzione delle nuove specie di Pokémon. Per l'uomo invece significherà maggiore progresso. Questa è la filosofia del Team Magma. Eccola la filosofia del Team Magma, visto? Nessuno potrà intromettersi nei nostri piani, tantomeno che ancora in fasce. Io, Max, ti insegnerò cosa vuol dire intromettersi nei fatti degli altri. Eccoci, parte la sfida di Max, capo del Team Magma, che manda in campo Pyras. Allora, lui in realtà ha. Due pom che non importa più di tanto, ma ha un Kameopt poi alla fine. Quindi, noi, in versione non randomizzata, dai, questo è randomizzato, quindi non avrà Kameopt. Però in versione randomizzata ha Kameopt. Politoed direi di cambiare immediatamente. In versione randomizzata ha Kameopt.
State molto attenti a Camelot perché davvero è molto molto forte. È molto forte. Seguite questo mio consiglio. Ultimo canto davvero. Anche qua ultimo canto. Cioè. Ma noi si abbia poemo, ma che problema c'è con l'ultimo canto? Scusate. Ipnos valisce, ti è bene, ci sta. Tanto tu di tanto muoio. Tanto tu di muoio. Oddio, potrei usare anche lui la tattica del gran fisico, sinceramente. La potrei usare. Ipnosi, tanto muori se è un turno, cioè io guarda, uso un turno per risvegliare Bruce. Proprio un turno per risvegliare Bruce. Vabbè. E ora muori. Ah ok, ah no, ok, la ritira. È furbo. C'è da dire che è furbo, eh. È furbo. È molto furbo. Doppio calcio. Ok, addirittura anche Oblissi c'ha una difesa altissima, Bruce lo shotti così. Va bene, va bene, va bene. Allora, ok, Neptune sarà al 22, meno male. Sono molto molto contento, Neptune sia salito al 22. Poi tanto ora devi fare, è inutile che. Cioè, diciamo, hai solo ritardato il processo, ecco, mettiamola così. Tanto ora muori, perché con due doppi alci, anche se mi fai l'ultimo canto. Ah, ultimo canto, per chi non lo sa, lo voglio spiegare, è una mossa che il poema nemico, e basta queste super pozioni, il poema nemico fa ultimo canto. E dopo tre turni, chiunque l'abbia ascoltato e ancora in campo dopo tre turni, muore istantaneamente. Proprio istantaneamente. Allora, c'è ancora la tattica molto attiva, alcuni poemi hanno malo sguardo, Gengar soprattutto, ha malo sguardo e ultimo canto. Malo sguardo impedisce di far scappare il Pokémon, quindi il Pokémon è costretto a stare lì e subisce l'ultimo canto e muore. Ok, hai avuto una mail su Max e Capo Magma. Che cosa? Io, Max, sono stato preso alla sprovvista? Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. Ok, mi vedo costretto a rinviare momentaneamente i nostri piani nel Monte Camino. Ma nessuno potrà fermarci, il Team Magma prevarrà. Non dimenticartelo. Bene. Matti, grazie. Con il tuo aiuto abbiamo mandato a molti piani del Team Magma. Ma non dobbiamo riposare sugli eroi. Stanno ancora tramando. Continueremo a tallonare il Team Magma tenendo gli occhi ben aperti. Matti, ci rincontreremo. Lo dici te. Un meteorite è inserito in una macchina misteriosa. Vuoi muovere il meteorite? Certo. Ok, ho tenuto meteorite. Allora, oggi parte un po' più corta, mi dicono. Quindi possiamo arrivare anche a Cuore di Lava. Senza ombra di dubbio possiamo arrivare a Cuore di Lava. E così nella nostra parte facciamo solo la palestra. E so che... è, cioè, non è che è difficile, però... non verrà una parte molto lunga, ecco. Quella è la palestra. Quindi scendiamo qua sul... come si chiama? Passo selvaggio. Non l'ho scordato, figurati. E qui c'è dell'erba, quindi passo selvaggio, erba, può voler dire una sola cosa, ovvero nuovo incontro. Speriamo in bene. Nuovo incontro. Oddio mio. Oddio mio, non ti catturerò mai, ma se ti catturo... se ti catturo, sai cosa c'è? Non trovare, da non trovare nessuno a trovare un casino di Pokémon. Oddio, un PS gli è rimasto. Perfetto. Perfetto, sei perfetto, sei perfetto. Dimmi e ti atturi. Non voglio esplorare tutte le Mega Ball perché davvero per una Hazam. Vabbè. Ti provo a paralizzare, guarda. No, non ti paralizzo perché poi rischio la morte di Saturn. Già 5 Pokémon abbiamo, quindi. A sto punto non so proprio se Saturn... ok, catturato! Alakazam è stato catturato! Non so proprio se scusate, a sto punto Saturn lo mette in squadra. Vediamo, per ora tolgo Saturn, ve lo dico, tolgo Saturn. Oh mio Dio, andiamo a cercare un soprannome, quindi taglio! Ho trovato il soprannome, ed ecco il soprannome per Alakazam, Pokémon molto buono, quindi nella prossima parte devo allenare due Pokémon e non uno. Entro la prossima parte appunto due Pokémon e non uno e... vabbè, si stava a vedere. Merlin! Merlin è stato inviato al PC.
Perfetto, 20 minuti di parte, quindi cerchiamo di affrontare il miglior allenatore possibile, perché così posso tornare e ribattervi. E vabbè, una ragazza la doveva affrontare, era logico che una la dovesse affrontare. Ma che ci possiamo fare? Allora, vado a qua di, andiamo a qua di lava. Controlliamo appunto Merlin, le statistiche, lo metto al posto di Saturn, ripeto, lo metto al posto di Saturn, così abbiamo 4 Pharamon e non 5. Perché 5 Pharamon già mi sembrano un po' tanti. Un bel po' tanti. E Saturn sinceramente è il più debole fra tutti, perché io lo sapevo che farlo arrivare a Dragonite era molto 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 difficile. Però ci volevo provare, ragazzi, e ci volevo provare. E magari lo sai, in futuro ci riusciremo. No, però ora no, ecco. Mettiamola così. Ora assolutamente no. Non è più Sal 23. Non ho neanche visto a che livello era comunque il nostro amatissimo Merlin. Tutti maschi sono in questa squadra, oh, ma che discorso è? Vabbè, vabbè. Comunque no, una squadra molto buona, sono molto molto contento per ora, molto contento. Molto contento della squadra. Scrivete appunto cosa ne pensate di Merlin, io credo che vada bene a tutti perché è un Pokémon molto forte. Ok, siamo tornati al percorso 112 che l'abbiamo tipo rivisto 3000 volte, ma qui c'è cuore di lava e quindi chi se ne frega. Prossima parte, esplorazione di cuore di lava, affronteremo la palestra. Andremo alle Temme perché sì, ho voglia di andare alle Temme. E lo faremo, ma nella prossima parte, Alakazam, signori, sposta al 19, quindi neanche tanto ci dovrei mettere. Al posto, senza dubbio, di Egg. L'ho fatto il cimitero? Sì. Sì, ok. L'avevo fatto. Ok, andiamo a vedere le info di Merlin, mosse anche. Teletrasporto già. Comunque, prima o poi dovreste imparare il psichico, quindi... Confusione prima dell'asporto, cinesi distrae il nemico per due precisioni, ok, l'unica mossa forte va con forte, per dire, confusione, ma mi accontento di Alakazam. Quindi, oh, dal centro Pokémon di cuore di lava è tutto. Io vi aspetto per la prossima parte di Pokémon Rubino e Mezzo e Lazzo, un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo con la prossima parte di Pokémon Rubino e Randomizer Nuzlocke. Ciao a tutti!